Siberia, io si rincasseria la partita di Lazio Atalanta in cui è finito 3-1 con la vittoria dell'Atalanta. Nel primo tempo ha segnato con un gol della Lazio Marco Parolo, che ha concesso 1-0 della Lazio. Poi durante il primo tempo ha segnato il pareggio, ha segnato Domenico Zapata. Poi nel secondo tempo ha segnato Diego Castagne, che ha concesso il gol. Poi ha segnato alla fine della partita con l'autogol di Wallace. Adesso l'Atalanta si porta a 3 punti, passa un punto al terzo per raggiungere l'Inter. Se l'Inter in caso perderà la prossima partita contro il Chievo, perderà il terzo posto. Ragazzi, l'Atalanta se la sta giocando a giocare alla grande, in cui stava vincendo il primo tempo, Lazio per 1-0. Questi ragazzi si meritano, questa squadra si merita troppo la Champions e anche la Coppa Italia. Speriamo che la riuscirà a portare a casa. Infatti questo ci sta anche il match che dovrebbero giocare anche in Coppa Italia. Questa è la prova che forse la vincerà da notte in quest'anno Coppa Italia. Dopo tantissimi anni, così l'Atalanta andrà per la sua prima volta in Champions League. Ragazzi, come ho detto, sono molto contento per l'Atalanta, la Lazio quale ancora, in caso poi si pensa a giugno, possibile di Simone Inzaghi, e si pensava a giugno come si intitolava. Fatemi sapere voi come sta per voi la partita. Ragazzi, sarà una bella partita per l'Atalanta e anche come partita in allenamento per prepararsi per il 15 maggio contro la Lazio in Coppa Italia. E ragazzi, sembra ormai destinata che l'Atalanta forse vincerà la Coppa Italia contro la Lazio, sperando che a giocarsi sarà un bel match e una bella finale. Se non vincerà la Coppa Italia, la Juventus. Ragazzi, come ho detto, la Lazio non trova ancora la vittoria, infatti si viene una bella vittoria, si porta una bella vittoria e quindi forse la Lazio non trova l'Europa. L'Europa sta adesso sempre possesso del Torino, quindi forse per la Lazio l'anno prossimo andrà a giocare l'Europa League, ma se non sarà una bella squadra, si è approvata la Lazio, ma ragazzi, quindi dire che è stata una bella partita e quindi è tutto. Noi ci vediamo sempre oggi con le altre partite. È tutto, ciao.